Importante commemorazione oggi del grande Art Castle, 90 anni e la posizione di una targa in memoria. Oggi è una giornata importante per la città di Agrigento e soprattutto nei confronti di coloro hanno un sentimento di riconoscenza e di gratitudine nei confronti del capitano inglese che dal 1920 fino al 1933 soggiornò nella nostra città, alla quale dedicò tutto il suo tempo, tutti i mezzi necessari per scoprire il famoso teatro di Agragati. Nel contempo ha messo su e innalzò le 8 colonne del Tempio di Ercole e poi le mura a tenaglia ed altre opere importanti come il monastero di Santo Spirito, quindi un grande benefattore perché portò pure l'acqua e la luce nella Valle dei Templi a spese sue, quindi veramente una persona dal grande cuore verso una città che l'ha avuto come suo cittadino onorario. Oggi siamo qui noi qui a dare un saluto al grande capitano. Io dico sempre, l'ho detto anche in onore anche del mio amico colonnello Stingo, un non agrigentino, forse più agrigentino degli agrigentini. Questo sembra un paradosso, un gioco di parole, però è quello che cioè, io con queste due parole racchiudo secondo me tutto quello che lui ha fatto per Agrigento. Ha sentito in effetti, ha sentito questo suo sentimento profondo per quello che lui ha visto delle bellezze meravigliose, forse che gli agrigentini vedevano o facevano finta di vedere, oppure fossero abituati negli anni di frequentare, di vedere, per loro ma era una consuetudine camminare tra le rudere. No, lui tra il 1920 e il 1923 si è impegnato e ha messo su le 8 colonne del Tempio di Ercole, così come anche tante altre opere, si è impossessato di quella casa dove poi ne ha fatto la dimora, che è diventata poi Villa Aura, e dobbiamo anche a lui questo ripristino di questo edificio. E purtroppo, ahimè, per poi delle sventure finanziarie, perché col crollo di Wall Street nel 1929, poi lui fu colto da una grandissima depressione, aveva perso tutti i suoi averi e quindi poi morì da solo, abbandonato nel nostro ex manicomio nel 1933, proprio oggi, 90 anni fa. Quindi è una tappa, è una puntata per noi agrigentini obbligatoria, perché dobbiamo un grande massimo rispetto a questo grande uomo che ci ha fatto anche scoprire quali sono le vere bellezze della nostra città. Noi agrigentini non siamo spesso consci di quello che abbiamo, di quello che possediamo. Chi invece viene da fuori ce lo fa vedere. E quindi grazie, grazie al capitano. Convenga, io ho scoperto un qualcosa di veramente interessante, che ci siamo detti effettivamente tante volte. Agrigento la apprezza molto di più chi non la vive quotidianamente. E io lo ripeterò all'infinito. Ho sentito parlare di questa città da mia madre, che l'aveva visitata negli anni 70 e che tra i suoi racconti costantemente mi diceva: un giorno andrai ad Agrigento e rimarrai affascinato. È successo, è profetica, è successo 60 anni dopo, ed è vero, ma non perché me l'abbia detto la mia mamma e tutti, insomma, le nostre mamme ci teniamo particolarmente, alle nostre donne, ma è così, arrivare dal lungomare e vedere questi templi che si staiano, o dai templi guardare il mare e pensare che 2500 anni fa, o forse più, 2006. perché, ecco, forse più, Non si vede. questo posto è stato la culla della civiltà, è stata la culla dell'umanità per come la conosciamo oggi, la culla della cultura, ha creato quello che siamo noi oggi. E allora, signor sindaco, una tappa di capitale della cultura deve essere sicuramente questo posto, perché noi oggi rendiamo omaggio al 90° del capitano Art Castle, ma noi siamo veramente figli di questa città, così come è eretta nella sua bellezza di oggi. Anche la vittoria di capitale della cultura è in merito di chi ha investito tanti anni fa Bravo. le sue opere. Bravo.